Caffettiera esplosiva. C'era una volta un vecchietto che viveva da solo. Aveva una piccola casa, teneva sempre le finestre aperte perché era estate. Una mattina si svegliò per andare a prepararsi la colazione e si mise a preparare la sua solita vecchia caffettiera. Ma si accorse che in agguato, ben È nero. nascosto. No, vabbè. Raccontiamo la storia. Ben nascosto c'era un gatto, ma un gatto antipatico e furbacchione, di quelli che se ne stanno lì tranquilli, sì, no, non tranquilli, lì in agguato, solo pronti a rubarti la Rubati colazione. la La colazione. colazione, esatto. Colazione. Allora fece una cosa: mise tantissima polvere di caffè nella Nella caffettiera, la caffettiera, mise fuoco. sul fuoco, E se ne andò a fare la pipì. e se ne andò a fare la pipì per finta. Finta. Il gatto pensò: ah, quello sciocco vecchietto è andato a fare la pipì e adesso Dicevo, entro in cucina e mangio tutta la tua mi mangio glaziona. tutta la sua Colazione, tutta la colazione, sua colazione. colazione. Quando tornerà, lento com'è, avrò già finito tutto e me ne sarò andato. Il gatto tirò su le zampette e tirò su il muso per andare a vedere che cosa c'era per colazione. E la colazione stava proprio accanto alla caffettiera, ma proprio in quel momento la caffettiera cominciò a soffiare, a girare su se stessa. Al gatto gli si bruciarono i baffi. E Mi scappò via bruciarono i correndo, baffi e scappò via correndo. correndo, e non si fermò finché non era diventato, ti ricordi? Magro, magro. Non tornò mai più nella casa del vecchietto. E fra i gatti del quartiere si sparse la voce che lì non era un posto dove era tanto facile rubare le cose alle persone. E così. In casa del vecchietto entrarono solo gatti molto gentili e carini e coccolosi e il vecchietto volentieri gli dava da mangiare. Ma quelli furbacchioni e malviventi non osarono mai più avvicinarsi.